non solo c'erano gli apostoli che seguivano Gesù, ma c'erano anche un gruppo di donne, lo abbiamo appena letto, e queste donne erano molto intraprendenti, perché praticamente pensavano alle cose pratiche. Cioè, Gesù doveva andare in un posto, e loro avevano già organizzato dove Gesù doveva dormire, dove dovevano dormire gli apostoli, la famiglia che li ospitava, con chi Gesù avrebbe dovuto parlare per primo, chi avrebbe incontrato, dove trovare da mangiare, ecco, organizzavano tutto. Allora Gesù era già sicuro, perché questo gruppo di donne molto, che ne tiravano fuori una per colore, gli avevano aperto la strada. Poi lui, da tipo geniale com'era, ne inventava sempre una per colore, ne faceva sempre delle cose, però loro avevano preparato il terreno, capito? Allora questo ci fa vedere l'importanza del ruolo dei laici, perché queste donne non potevano essere preti, vero? Anzi, erano sposate, ecco. E loro non erano lì ad ascoltare così, o non erano lì solo ad aspettare degli ordini, che Gesù gli dicesse fai questo, fai quello, fai l'altro. Loro erano lì che si cervellavano, si inventavano delle cose, avevano delle idee, delle... capito? Allora, bisogna avere dei laici così, noi abbiamo bisogno dei laici così, non ne possiamo più dei laici che stanno solo lì ad ascoltare, e basta. O che fanno solo gli esecutori, hanno bisogno che uno gli dica fai questo, fai questo. Poi abbiamo bisogno che voi siete gente che pensa, che ne inventa, che si inventa delle cose, che dice si potrebbe far così, si potrebbe far colà, si potrebbe andare da quelle persone lì, si potrebbe inventare, fantasia. Abbiamo bisogno di gente che pensa. Allora veramente ci saranno tante occasioni, se tutti quanti noi ci cervelliamo, siamo lì che pensiamo, che ne inventiamo, vedrete che il Signore avrà tante possibilità di fare tante cose belle. Voi pensate che dovremmo, secondo i miei calcoli, portare 280 tra bambini, ragazzi e giovani nei campi. Pensate se non avessimo una schiera di persone che hanno fantasia, che hanno inventiva, come riusciremo a fare questa cosa? È vero, per fare un esempio tra i tanti, quindi voi tanti, voi siete proprio così. Allora i nostri gruppi, le nostre associazioni, la GIOC, la GESI, l'Azione Cattolica, i nostri gruppi che abbiamo, o formano persone così oppure non servono a niente. Ecco, abbiamo bisogno nella nostra comunità sempre più persone intraprendenti, fantasiose, come questo gruppo di donne. Siete d'accordo? Magari è meglio che noi preti dobbiamo un po' contenervi piuttosto che dobbiamo, è vero, spingervi. È meglio piuttosto che calmatevi un po', è meglio così, piuttosto che il contrario, è vero? Bene, avete compreso questo primo messaggio? Adesso vi voglio dire anche un'altra cosa. Voglio confrontare lo sguardo di Gesù su quella donna con lo sguardo del fariseo. Mi sembra che sono due cose diverse. Il fariseo vedeva la storia di quella donna e ne ha combinata una per colore, una poco di buono, è vero? Gesù guardava oltre e guardava il cuore di quella donna e ha trovato una donna capace di amare, con una grande capacità di amare, e ha sottolineato questo. Allora noi dobbiamo avere lo sguardo di Gesù, che si chiama lo sguardo puro. Che cos'è lo sguardo puro? È quello sguardo sulle persone che va al cuore, che punta al cuore, non si ferma alle cose esteriori. E quando voi guardate le persone così, le persone se ne accorgono, si sentono stimate, si sentono amate, si sentono valorizzate, tirano fuori il meglio di se stesse. Fanno delle cose che avrebbero mai fatto, perché tu li guardi in quella maniera lì. Provate questa settimana a esercitarvi, ogni persona che trovate, guardarla con questo sguardo puro, lo sguardo di Gesù. Vi dico l'ultima cosa. Ho trovato in questo periodo, anche Don Dino, la stessa cosa, tante sofferenze nella nostra comunità. Tante situazioni di malattia, di croce, di disperazione, di fatica. Però in mezzo a queste situazioni abbiamo trovato
anche tante testimonianze cristiane bellissime. Proprio gente che nel dolore ha dato una testimonianza meravigliosa. E allora questa frase di San Paolo che dice: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Bella, anche se dura. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Mi sembra che ci sono delle persone nella nostra comunità che vivono così, che sono arrivate a fare un cammino di santità. Hanno trovato il dolore e in questo dolore queste persone hanno scelto Dio, hanno scelto di amarlo, hanno scelto di continuare a lottare, di far bene le cose di ogni giorno. Hanno scelto di unire la loro croce alla croce di Cristo. E questo magari lo hanno fatto per anni, per anni, per anni. Tanti di voi lo fate per anni. E dopo anni queste persone le troviamo trasformate. È nata in loro una capacità di amare che prima non avevano. E tante persone cercano queste anime perché hanno una luce particolare. Allora veramente perché li cerchiamo? Perché quando andiamo a trovarli, al posto di noi dare speranza a loro, sono loro che danno speranza a noi? Perché è capitato questo. Sono stato crocifisso con Cristo, attraverso questo dolore non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Queste persone non sono più loro, ma al posto di loro c'è Gesù. È stato annientato, annullato il loro io, e al posto del loro io c'è Gesù. In loro vive solamente più Gesù. E questo è il miracolo di santità che tante volte accadono attraverso il dolore. È vero che tante persone le potremmo descrivere così? Che non sono delle parole teoriche, potreste farmi tanti nomi? È vero o non è vero? Però bisogna mica aspettare che arrivi le croci, le malattie, i dolori per vivere questa frase del Vangelo. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Allora vi dico come farlo già da adesso se per caso non siete ancora malati, vero? Spero che non lo sarete mai. Cercate di avere un solo pensiero, vivere il Vangelo. Ogni volta che pensate a qualcosa, ogni volta che prendete una decisione, ogni volta che discutete, sempre in testa le frasi del Vangelo. Allora, primo segreto, un solo pensiero, vivere il Vangelo. Cercate di avere una sola volontà, la volontà di Dio su questo momento presente. Non pensate a quello che farete dopo. Io dopo ho 52 ragazzi da portare in montagna, sono angosciato e tutto. Non ci devo pensare, devo pensare solo a voi. Ogni momento presente sono tutto lì, solo la volontà di Dio del momento presente. Terzo, abbiate un cuore grande. Il vostro affetto sia per tutti quanti. Amare tutti, vedere Gesù in tutti. Ecco, se farete queste tre cose, allora si realizzerà veramente la frase di San Paolo. Al posto di voi vivrà Gesù. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Le ripeto, un solo pensiero, vivere il Vangelo, una sola volontà, la volontà di Dio su questo momento presente. Avere affetto per tutti, amare tutti, vedere Gesù in tutti.